Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questa video recensione del nostro SimMagic. Dopo l'unboxing che ho fatto qualche mese fa, ci ho giocato per due mesi e mezzo, anzi direi ormai quasi 3 mesi, quindi posso parlarne a ragion veduta dopo tante ore di utilizzo. Quindi vi andrò a fare una recensione sia del volante che della corona, che dell'adattatore, del quick release, del software, insomma oggi vi dico tutto quello che riguarda questo volante. Dunque, di base parliamo del motore SimMagic Alpha Mini Corona FX e adattatore USB SimMagic. Tutti questi prodotti li trovate sul sito di SimMagic, directdrive.it, che sono rivenditori ufficiali di questo prodotto. Come sapete, io sono brand ambassador di SimMagic, che ringrazio di nuovo per la fiducia che mi ha concesso, ringrazio Direct Drive Italia, ma quello che dirò non è condizionato da sto fatto. Ragazzi, se mi conoscete, se seguite il canale, sapete che io dico sempre quello che penso, nel bene e nel male. Se una collaborazione non mi piace, non la faccio. Se non mi trovo bene con un prodotto, lo dico. Insomma, quello che vi dirò è quello che penso. Il fatto che io sia brand ambassador è solo un vantaggio in più, perché posso provare i loro prodotti e consigliarvi più prodotti a voi. Però questo non cambia nulla in quello che vi dico. Prima di farvi la recensione, vi voglio dire una cosa che riguarda un po' tutto, e cioè ricordatevi che quando acquistate un prodotto SimMagic tramite Direct Drive Italia ci avete garanzia italiana, assistenza italiana, cioè l'assistenza stappa via, c'è un numero WhatsApp, vi rispondono tutto il giorno, vi danno un aiuto per la configurazione se vi serve, vi danno un aiuto a risolvere i problemi, per gli aggiornamenti, insomma so presenti, non ci avete bisogno di parlare con l'estero, parlare in lingue sconosciute, scrivere tramite mail, cercate di contattare un servizio clienti incasinato da sistemi per evitare che ci parlate direttamente, no, loro stanno lì apposta, vi vogliono aiutare e supportare. E se avete visto l'unboxing, l'ho già detto lì, vi posso assicurare che la cosa funziona, perché quando io ho preso questo e dovetti aggiornare il firmware, per sicurezza comunque cercai di contattare loro per essere sicuro di non fa casini, insomma, anche se direi che sono abbastanza esperto, però comunque volevo vedere se funzionava effettivamente questo supporto, e loro, non sapendo chi fossi, mi hanno supportato come giustamente qualsiasi altro cliente. Non è che si sono fatti dei scrupoli o ci ho avuto un trattamento speciale perché sapevano che poi avrei dovuto realizzare dei video. Quindi da questo punto di vista vi dico già che state una favola, perché rispetto all'assistenza spesso di prodotti molto più commerciali rischiate di magari impelagarvi in situazioni di email contro email, ricevute, spedizioni, ritorni, insomma potrebbe diventare un casino, e invece da questo punto di vista promossi a pieni voti. Detto questo, andiamo a parlare innanzitutto del motore. Il motore è un SimMagic Alpha Mini 10 Nm Direct Drive, insomma non vi sto a parlare di questa tecnologia perché conoscono tutti, perché comunque sia trovate dei video qui sul canale, tra parentesi uno che ho fatto recentemente dove dico che i Direct Drive servono o non servono, sono inutili, insomma eccetera eccetera, era ovviamente una provocazione per far capire quello che è il mio punto di vista sull'utilizzo generico dei Direct Drive, non nello specifico di questo, ma oggi voglio parlare di questo motore qui. Innanzitutto parliamo di un motore che è compatibile con PC, è compatibile con un sacco di giochi, sia recenti che un po' datati. Comunque, quando voi comprate questo motore, Direct Drive Italia vi fornisce anche un file con tutta la lista dei prodotti con cui è compatibile. Ci sono tutta la lista dei giochi, c'è scritto se quel gioco è compatibile direttamente o se c'è bisogno di fare qualche aggiustamento. Comunque, per sicurezza vi metto la lista qui sotto dei giochi con cui è compatibile, ve la faccio vedere sotto che scorre, così state tranquilli. È una lista che viene aggiornata continuamente da loro, quindi potete stare tranquilli che se esce un gioco nuovo sicuramente ce lo scrivono e vi dicono come in caso configurarlo o non configurarlo. Dal punto di vista dell'utilizzo io mi sono trovato veramente da paura. Innanzitutto devo dire che c'avevo un po' di remore, perché pensavo che fosse molto complicato da configurare e che questi prodotti, che sono leggermente meno commerciali, insomma ovviamente sono più specifici, prodotti particolari, dessero più problemi. Invece mi sono trovato da paura, nessun problema nella configurazione. È praticamente tutto gestito dal software che vi forniscono, che tra parentesi vi parlo anche del software, e a livello di guida, raga, motore fantastico, ti fa sentire tantissimo di tutto quello che succede sotto le ruote, anche quando le ruote non toccano terra, sentite tutte le sfumature. E come ho detto tante volte, un motore di questo genere, ma comunque in generale un motore di livello alto, non vi fa andare più forte, però vi riesce a dare la convinzione di spingere di più, perché vi sentite in confidenza, iniziate ad avere più feeling con la vettura, più feeling con quello che effettivamente succede quando voi agite sul volante,
e questo vi fa avere un passo più costante, più veloce, e riuscite anche magari a spingere di più. Inoltre riuscite spesso a recuperare meglio quando la macchina vi parte male, perché non vi basate solo su quello che vedete, come succede con i volanti entry level dove sentite veramente poco, ma riuscite a sentire anche sensazioni che arrivano dalla corona. Raga, questo ha fatto la differenza per quanto mi riguarda. Io comunque sia nell'ultimo periodo ho avuto un miglioramento nella consistenza nei giri. Prima ero decisamente meno costante nel mantenere il passo, e questo sicuramente ha contribuito. Vi ricordo inoltre che è un prodotto molto solido. Se andate a vedere l'unboxing, ho fatto fatica a tirarlo fuori dalla scatola perché pesa un botto, è un cubo di metallo, peserà 10 kg, sinceramente non lo so. E per quanto riguarda il software che vi forniscono, devo dire che è un software fatto veramente bene, nel senso che prima c'era una versione precedente che c'è stata fino a qualche tempo fa, ma adesso hanno aggiunto questo nuovo che sta ancora in beta ma funziona benissimo, e vi permette di profilarvi ogni gioco. Cioè, per ogni gioco potete crearvi un profilo con delle impostazioni, ma il programma ve ne propone già di suo, per una molteplicità dei giochi, non mi veniva da dirlo, con tutte le configurazioni specifiche per quel gioco. Quindi potete regolare praticamente tutto quanto, sia per quanto riguarda il motore, sia per quanto riguarda la corona, eventuali accessori, freno a mano, cambio che è uscito adesso, Dizzy Magic. Insomma, il software è fatto molto bene. Inoltre gli aggiornamenti di questo software vengono molto spesso. Da quando io l'ho preso, da ottobre a oggi, saranno uscite già almeno 3 o 4 versioni. Si aggiorna tutto in automatico, non dovete fare nulla, molto molto bello il software, mi sono trovato veramente bene. Altra cosa di cui vi voglio parlare è il quick release. Il quick release di Sim Magic, secondo me, è uno dei migliori che c'è sta sul mercato. È un quick release tipo automobilistico, e se lo vedete qui, io penso che riuscite a vederlo qui, questo qua, sì, se io guardo la telecamera vedo che si vede, insomma. Funziona in maniera molto semplice. Per sfilarlo basta che tirate questa corona rossa, se voi vedete io tiro questa corona rossa, e esce il volante. Ora, io adesso guarderò lì, raga, perché semplicemente c'ho la telecamera, se no se guardo a voi non riesco a lavorarci. Per farvi capire il funzionamento, qui dentro c'è un anello di metallo. Adesso io lo inquadro, vedo che la telecamera dovrebbe averlo messo a fuoco. Ok, perfetto. E poi ci sono queste biglie di metallo, ce ne sono 6 di sopra e 4 di sotto, che vengono mantenute spinte verso l'esterno da questo anello di metallo. Quando voi andate a infilare il volante sul piantone di sterzo, dove c'è una posizione obbligata perché ci sono 6 incavi per le biglie di sopra e 4 incavi per le biglie di sotto, succede che il piantone di sterzo va a spingere su questo anello di metallo mandandolo all'indietro, e le biglie scendono giù, il meccanismo a molla va avanti e rimane incastrato qui. Non c'è nessun tipo di vibrazione, non c'è nessun tipo di movimento, è un meccanismo solido, l'avrò infilato e sfilato 2000 volte, perché loro, oltre a questo qui che ovviamente è incastonato sul volante, ti permettono di comprare anche un quick release a parte, che mi pare costa 70 euro, una cosa del genere, con cui potete costruirvi un vostro volante. Siccome funziona con l'attacco standard da 70, se non mi ricordo male, da 70 mm, potete attaccarci sopra un qualsiasi volante. Infatti io ho preso un volante su AliExpress a 2 soldi e mi sono fatto un volante di quelli tondi per le auto, diciamo, normali. Ovviamente non c'è l'elettronica, ma c'è anche la possibilità di comprare un hub che invece è uguale a questo, c'ha tutta l'elettronica e su cui comunque potete attaccare una corona. Per inserirlo è ancora più facile, voi lo andate a posizionare nel punto in cui ci stanno le biglie, andate a spingere dentro, ecco fatto, il volante è attaccato. A questo punto, visto che stiamo parlando della parte frontale, vi vado a parlare della Corona FX. Ora, dovete sapere che io di Sim Magic ho provato anche la Corona GT4 e la Corona GT1, quella tonda, grossa, insomma, diciamo. Secondo me la Corona FX è tra le migliori corone che ci stanno adesso sul mercato. È fatta interamente in metallo e carbonio, non c'è plastica da nessuna parte. È veramente stupenda, tantissimi tasti, tutta configurabile tramite il software di Sim Magic. Potete decidere il colore di ogni singolo tasto, potete cambiare le icone che ci stanno disegnate sul tasto, perché vi forniscono un set di adesivi con l'iconcina traslucida, in modo che la luce che voi configurate sotto poi viene fuori. C'ha 4 encoder rotativi, c'ha altri 3 encoder sul davanti più un D-pad, ci stanno un botto di tasti. Il cambio funziona in maniera fantastica, ragazzi, io non riesco a farvi capire quanto è bello il feeling delle cambiate con sto volante. Adesso starò zitto, spero che si sente la cambiata. Il movimento è secco, preciso, la corsa è corta, non potete sbagliare le cambiate, ma è proprio un feeling bello al tatto. Tanta tanta roba. Raga, io mi sono trovato in maniera stupenda con questa corona. Secondo me il peso è perfetto e soprattutto il diametro è perfetto. Secondo me questa corona è molto meglio della GT4 che vendono loro.
con cui invece non c'avevo sto feeling che ci ho avuto questa. Con questa mi sono trovato subito bene. Anche il diametro delle impugnature è fatto molto molto bene, cioè ergonomicamente è studiata in maniera perfetta. Le impugnature sono questa gomma molto setosa, è bella. Devo dire che io lo sto usando ormai da 3 mesi in maniera abbastanza assidua. Non si è rovinata assolutamente, non è diventata appiccicosetta, niente. È perfetto, raga. Come quando mi è arrivato de fabbrica. Ovviamente c'è anche la corona FX Pro, che è praticamente identica a questa, ma al centro, qui sul davanti, c'ha un display che si configura con la telemetria, perché dal software del Simmagic potete fare in modo che in automatico configuri sui giochi l'invio della telemetria alla corona per far funzionare già i tasti, perché ci sono alcuni tasti tipo ABS, Traction Control o Break Balance che possono funzionare in automatico con il gioco, o il Pit Limiter che magari vi lampeggia quando entrate ai box e così via. Ce ne stanno tanti altri che potete configurare come volete, e quell'FX Pro c'ha anche lo schermetto in cui vedete tutte le informazioni. Infine, menzione velocissima per l'adattatore USB che serve a utilizzare la vostra pedaliera Trasmaster o Logitech e il cambio Logitech. Io l'ho utilizzato all'inizio, quando ancora non c'avevo la pedaliera in casa, con la pedaliera Trasmaster, c'avevo la T3PA. Devo dire che all'inizio mi ha fatto un po' impazzire, perché dovete capire come funziona. C'è un piccolo switch che serve per fargli capire cosa ci avete attaccato sopra, quindi voi sostanzialmente lo mettete in modalità apprendimento, gli fate vedere come funzionano i pedali che ci avete attaccato, poi lo mettete in modalità funzionamento e quello va a funzionare sotto Windows. Adesso lo sto utilizzando per il cambio ad H di Logitech e mi ci trovo benissimo, quindi adesso un aggeggio che può tornarvi utile se avete la pedaliera magari TLCM e non volete cambiarla, oppure volete utilizzare il vostro cambio ad H di Logitech, oppure volete cambiare la pedaliera più avanti. Insomma, è un aggeggetto che può essere molto molto utile. Insomma, in conclusione, raga, io mi sono trovato molto molto bene. Ho pensato questi giorni che dovevo fare la recensione a dire qualche difetto, perché sai, dici tutti i pregi, la gente dice vabbè, tu sei brand ambassador di Simmagic, lo stai dicendo per quello, eccetera, eccetera, i soliti discorsi dei non pensanti. Raga, io i difetti non riesco a trovarli. Il software funziona bene, non mi ha mai dato problemi, il volante non mi ha mai dato problemi, non ci ho avuto cali, non ci ho avuto niente. Il volante funziona in maniera perfetta, mi sono trovato solo che bene. Mi sono impegnato, mi sono messo lì a dire devo trovare un difetto da dire, ma non mi viene, raga. Ovviamente molti potrebbero dirmi il difetto è il prezzo. Questa è una cosa totalmente soggettiva, ragazzi, cioè io non posso dirvi costa tanto, costa poco. Quello che posso dirvi, come dico sempre quando faccio una recensione, è: se io l'avessi pagato di tasca mia, adesso sarei soddisfatto o no dell'acquisto per quello che costa? Vi ricordo che il motore Alfa Mini costa 649 euro, la corona FX costa 579 o 629 a seconda che volete singola frizione o doppia frizione. Ovviamente questi sono i prezzi che ci stanno al momento in cui io faccio il video. Per i prezzi aggiornati andate sul sito directdrive.it e lì c'è lo shop da cui potete attingere per vedere i prezzi aggiornati. C'è anche un bundle che, se non mi ricordo male, comprende corona FX e Simmagic Alfa Mini e sta 1149. Ora, ripeto, se è tanto o poco, questo dipende in base alle vostre tasche o dovete sapere voi. Ovviamente chi si accosta a comprare un volante Direct Drive sa che va a comprare un prodotto comunque di fascia elite, quindi è ovvio che non c'ha un prezzo entry level, però se l'avessi comprato di tasca mia, devo essere sincero, sarei molto molto soddisfatto dell'acquisto, perché non riesco a trovare un difetto, raga. Ripeto, ci ho provato, mi sono messo a pensare prima di fare recensione 2-3 volte, non c'è stato verso di trovare un difetto. Inoltre ci stanno delle cose che non vi ho detto, ma le trovate nell'unboxing, tipo il kit degli adesivi, tutta una serie di cose che trovate dentro la scatola. Se volete vedere come sono fatte le confezioni, che sono fatte anche quelle molto bene e danno già un'idea della qualità del prodotto, ormai ho imparato questo facendo tanti unboxing, le trovate nel video che mi metto qui da qualche parte dell'unboxing. Ragazzi, io spero e penso di avervi detto tutto, di avervi dato un'idea precisa di questo volante. Se ci avete domande potete scriverle qua sotto nei commenti, per quanto possibile rispondo, ma sicuramente risponderanno anche i ragazzi di Direct Drive Italia, che magari hanno una risposta più tecnica, più precisa, perché comunque vi parlo da utilizzatore. Ringrazio di nuovo Simmagic e Direct Drive Italia per averci avuto fiducia in me e avermi concesso la possibilità di diventare loro brand ambassador. Io non penso da dirvi altro, se non: se vi comprate questo volante sicuramente vi divertite. Detto questo, come al solito, vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!